L'albero di Natale che ha in mente Antonino Asta potrebbe condizionare le prossime scelte di mercato del Teramo, perché il 4-3-2-1 renderebbe l'organico attualmente a disposizione del tecnico decisamente più completo rispetto a quanto non lo sia se gioca con il 3-5-2. In questo momento la priorità per la società di Campitelli è la ricerca di un attaccante che possa sostituire il partente Ciro Foggia, appetito dalla Sicula Leonzio, allenata da quell'Aimo Diana che lo ha avuto e con buoni risultati la scorsa stagione a Melfi. La punta probabilmente sarebbe ben disposta al trasferimento, ma per il momento non sono arrivate al direttore sportivo biancorosso Giorgio Repetto delle richieste di cambiare area. Senza una partenza però il mercato in entrata è fermo, non si può operare e lo ha ribadito nelle ultime ore anche il presidente Campitelli, che ieri è stato al Bonolis per seguire l'allenamento dei biancorossi. Dunque bisognerà aspettare un po', e in questo senso il calendario dà anche una mano al Teramo, che tornerà in campo solamente tra 2 settimane contro il Vicenza. Barbuti rimane anche perché ha un contratto fino al 2019, nonostante l'approccio della Fermana, Tulli non sarà lasciato partire, Asta lo aspetta per la seconda parte di stagione e il Teramo non vuole rinforzare una concorrente in campionato. Il mercato allora può cambiare dal punto di vista degli innesti ulteriori. Stando così le cose, con una retroguardia a 4, l'esterno mancino non serve, almeno è questo il pensiero della dirigenza. Da quella parte, oltre a Pietrantonio, che rimarrà, ci sono anche Sales e Ventola che possono essere dirottati in quella corsia, e per il momento il terzino non è una priorità. Quello che sarà a disposizione sarà dirottato probabilmente su un centrocampista con spiccate propensioni offensive per rendere il diavolo più pericoloso di quanto non lo sia stato finora. Anche in questo caso però ci sarà da aspettare probabilmente anche le ultime ore di questa finestra invernale di calciomercato, in modo da avere la disponibilità economica giusta per andare all'assalto degli obiettivi prefissati.